quasi 19 kg tra hashish, la maggior parte, e marijuana, nonché circa 15.000 euro, sono stati sequestrati in un'indagine condotta in più fasi dai carabinieri di vari reparti della compagnia di Perugia, che hanno arrestato 5 giovani. L'operazione è stata coordinata dalla procura del capoluogo umbro e ad essa hanno collaborato i militari del comando provinciale dell'arma e unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza. Gli investigatori della sezione operativa e della stazione di Ponte San Giovanni si sono concentrati su un gruppo di giovani corcianesi e perugini. È stato così perquisito un garage di Madonna Alta, dove sono stati recuperati oltre 15 kg di hashish, suddivisi in 157 panetti all'interno di un grande borsone nero poggiato su uno scaffale insieme ad altre valigie. La procura, guidata da Raffaele Cantone, ha spiegato che in quel contesto non si è proceduto all'arresto utilizzando una norma che permette di ritardare o omettere quello in flagranza per proseguire le indagini. Gli investigatori hanno così eseguito l'arresto differito di un perugino di 25 anni, considerato il presunto organizzatore dell'attività di spaccio, e un 23enne di Corciano, suo presunto complice. Sono stati poi bloccati in flagranza di reato due ragazzi ed eseguite 6 perquisizioni domiciliari tra Perugia e Corciano, con l'arresto di 3 giovani, 21, 22 e 28 anni. Anche grazie all'aiuto delle attività cinofile della Guardia di Finanza, nell'abitazione di un 21enne residente a Perugia sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro altri 1.300 grammi di hashish e altrettanti di marijuana e 3.500 euro. Il giovane è stato così arrestato. Altre 2 perquisizioni sono state compiute a Corciano, con il sequestro di una busta di plastica con circa 700 grammi di marijuana e 50 di hashish. È un caso di presunto revenge porn, del quale sarebbe vittima un uomo di circa 40 anni, quello per cui è stato notificato l'avviso di conclusione indagini a una donna poco più che trentenne da una procura umbra. Accusata di aver inviato via social alla compagna di lui foto a luci rosse di stalking nei confronti della coppia. La notizia è stata riportata oggi dal Messaggero. In base a quanto ricostruito nell'articolo, i due si sarebbero conosciuti su una chat e dopo i primi contatti si sarebbero incontrati. Per gelosia, la donna, scrive ancora il Messaggero, avrebbe quindi inviato alla compagna dell'uomo alcune foto, ma anche messaggi ritenuti offensivi. Si sarebbe poi presentata anche sotto casa della coppia, chiedendo di incontrare nuovamente il quarantenne, con una tale assiduità da portare i due in uno stato di grave ansia e paura. Il sottosegretario Vittorio Sgarbi, al microfono delle Iene, dà i voti in pagella a Matteo Salvini. Il professore affibbia al vicepresidente del Consiglio un 6,5 in capacità e accoglienza e il sale al 7 in rapporto con gli elettori per arrivare complessivamente al 9. A intervistare Sgarbi il giornalista Filippo Roma, Perugia, in Galleria Nazionale dell'Umbria, in occasione della preview della mostra sul perugino. Il limite è quello che propone una pagella. Quanto gli diamo, Salvini? 9. Capacità politica? Capacità politica, questa è la pagella 7. Comunicazione con l'elettorato? 6,5. Capacità, integrazione e affidabilità con gli alleati politici? 7,5. Capacità e accoglienza, nell'accoglienza e nel sostegno del prossimo? 6,5. Il ragazzo deve impegnarsi un po' di più? Su Viliti non c'è la condotta no? No, aspetti, è l'ultima condotta. Lingue straniere e rapporti con l'Unione Europea? Lingue straniere non lo so, ma immagino 6,5. Condotta politica? Condotta politica 7. Ecco, il ragazzo come va in generale? Si può impegnare a portare di più? Ha molto estro, molta spinta, però a un certo punto non ha una posizione precisa rispetto all'obiettivo finale. Il sottosegretario ha poi tenuto la conferenza di presentazione sul progetto espositivo insieme ai curatori Marco Pierini e Verusca Picchiarelli e la presidente del comitato per le celebrazioni Ilaria Borletti Buitoni. Giornata dedicata alle istituzioni, quella di venerdì 4 marzo, per le delegazioni della Fiaccola Benedettina Pro Pace di Norcia, Subiaco e Cassino, guidata dai rispettivi primi cittadini e per Norcia dal sindaco Nicola Leman. Nella prima mattina sono state accolte presso la sede del Parlamento Lusitano dal Presidente della Commissione Affari Europei, il deputato Luis Capulà Santo, e le delegazioni hanno poi ricevuto il saluto del Presidente dell'Assemblea della Repubblica, Augusto Ernesto dos Santos Silva,
e dei deputati che hanno interrotto i lavori con un caloroso applauso all'ingresso della fiaccola nell'aula. Successivamente le tre delegazioni delle città benedettine sono state accolte in comune dal vice sindaco nel pomeriggio nella sede della Commissione europea in Portogallo. Tutte le istituzioni hanno sottolineato l'importanza e la valenza della fiaccola Pro Pace et Europa Una ed il messaggio benedettino che contraddistingue con i suoi valori anche l'operato del Portogallo. Paolo Millefiorini, Lisbona, Portogallo. Benvenuto al nostro ospite in studio, è il sindaco di Norcia, Nicola Lemanno, che sta a... Dove sta, Nicola? Dove si trova adesso, sindaco? A Lisbona, in Portogallo. Portogallo. Perché terre di San Benedetto, la fiaccola di San Benedetto, è andata in Portogallo. Ci racconta un po' questi due giorni, perché già ieri siete arrivati, se non sbaglio, no? Sì, ieri sera abbiamo avuto il primo evento, il primo appuntamento presso l'ambasciata d'Italia in Portogallo, alla presenza dell'ambasciatore, del direttore di Enit, del direttore della Camera di Commercio italiana in Portogallo e di moltissimi operatori, giornalisti del settore, tra l'altro alla presenza anche del vice direttore del principale quotidiano qui in Portogallo. Abbiamo presentato i territori delle terre di San Benedetto, delle città di Norcia, di Subiaco, di Cassino, che insieme hanno coniato questo nuovo brand e che presentano insieme al Cammino di San Benedetto. Lo scorso anno abbiamo avuto il gemellaggio con il Cammino di Santiago, quest'anno concludiamo il nostro viaggio nella penisola iberica proprio qui in Portogallo e abbiamo presentato a una platea di circa 170 persone presenti i nostri territori e poi abbiamo dato la possibilità ai nostri ospiti di degustare i prodotti delle nostre terre, i prodotti della norcineria, il vino, i dolci, i prodotti di Subiaco e di Cassino. È stata una serata bellissima, tra l'altro la nostra ambasciata qui a Lisbona che ci ha messo a disposizione i suoi locali è davvero una bellissima ambasciata ed è stata una serata ricchissima di spunti interessanti e di contatti importanti per il nostro territorio. Anche i nostri monaci che hanno messo a disposizione la loro birra hanno potuto intrattenere relazioni importanti con buyers e con importatori qui in Portogallo. Dopodiché questa mattina abbiamo avuto il primo incontro in Parlamento, siamo stati ricevuti prima dal presidente della Commissione Esteri del Parlamento qui a Lisbona, che tra l'altro si trova in un edificio che è un ex convento benedettino e proprio è intitolato al nostro santo, e poi abbiamo avuto l'alto onore di essere ammessi all'interno dei lavori della Camera dei Deputati qui in Portogallo. Una volta anche loro avevano il Senato e la Camera, adesso hanno unito i due rami del Parlamento e quindi c'è un solo ramo del Parlamento, e il Presidente ci ha salutato formalmente durante la seduta, ha reso omaggio alle città di Norcia, di Cassino e di Subiaco. C'è stata una standing ovation, un'emozione forte, perché tutti i deputati del portoghese si sono alzati in piedi e hanno applaudito le tre delegazioni della fiaccola di San Benedetto. Insomma, momenti davvero importanti. In questo momento sono appena salito sul pullman, siamo ospiti della città di Subiaco che ci sta accompagnando presso la sede della Commissione europea qui a Lisbona, e quindi saremo ricevuti dal rappresentante a Lisbona della von der Leyen. E proseguiremo poi con altri incontri istituzionali, proseguiremo anche con importanti celebrazioni religiose. Domani saremo nel santuario di Fatima e celebreremo proprio nella cappella dell'apparizione, celebreremo poi nella cattedrale di Lisbona domenica mattina, raggiungeremo poi lunedì direttamente da Porto il monastero di Fingiverga, che è il più importante monastero benedettino del paese. Insomma, davvero una sessione importante di lavori per i nostri territori e ancora
una volta un mondo di relazioni che sono state aperte e che saranno messe a disposizione di tutti i nostri operatori economici, delle nostre comunità, ecco, e esatto, della nostra città. Esatto, Sindaco, come si potrà capitalizzare tutti questi incontri, questi contatti che avete preso? Ma in genere, diciamo, una volta completata la nostra missione, ovviamente resta il patrimonio di relazioni che si è instaurato nel corso del tempo, e soprattutto si avviano i contatti con gli operatori del settore, sia con il tour operator, sia con i buyers dei prodotti tipici, e quindi attraverso la Camera di Commercio qui in Portogallo e attraverso Enit qui in Portogallo iniziano dei rapporti. Proprio ieri sera mi diceva Padre Benedetto che ad esempio sono stati avviati dei rapporti importantissimi proprio dopo l'ultima nostra circolata a Bucarest. E quindi l'ultima che avete fatto, esatto. Poi per lo scorso anno ad esempio sono arrivato l'operatore più importante di Palma di Mallorca dopo la nostra visita in Spagna, ed è venuto ad acquistare direttamente per i suoi due ristoranti, che sono i migliori ristoranti di Palma, e che adesso, dove adesso è possibile degustare i nostri prodotti. Insomma, per chi vuole, per chi vorrà, e per quanti avranno la possibilità e la volontà di voler approfondire i rapporti che noi intessiamo attraverso queste giornate, ci sarà sicuramente la possibilità di aprirsi a mercati che si rivolgono a prodotti di grande qualità e che sono disposti e disponibili ad acquistare questi prodotti pagandoli il giusto prezzo. Bene, grazie Sindaco. Ho visto anche che c'era l'assessore Perla, se non mi sbaglio, l'ho vista alle sue spalle. Sì. Eccola qua. Oh. Ecco, professoressa Giuseppina Perla, salve. Salve, ciao, salve, grazie. Salve. Grazie a voi, e ringraziamo anche Paolo Millefiorini che ci ha dato una mano per questo collegamento. Grazie, sì, Sindaco. Ci sentiamo quando al vostro ritorno, vediamo di fare un po' il punto della situazione, va bene? Grazie ancora, buon viaggio, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Sono circa 300.000 le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall'emergenza siccità, che si estende anche alle aree urbane per effetto della caduta del 30% di precipitazioni in meno nell'ultimo anno, con la percentuale che sale al 40% per il nord Italia. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento al primo tavolo sull'acqua Palazzo Chigi, con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad essere assediate dalla siccità sono soprattutto le aree del centro-nord, con la situazione più drammatica che si registra nel bacino della pianura padana. A rischio è l'ambiente, l'economia, l'occupazione e la stessa sovranità alimentare in una situazione già difficile per gli effetti della guerra in Ucraina. Dalla disponibilità idrica, riferisce Coldiretti, dipende la produzione degli alimenti base della dieta mediterranea, dal grano duro per la pasta alla salsa di pomodoro, dalla frutta alla verdura fino al mais per alimentare gli animali per la produzione di formaggi e salumi. Gli agricoltori sono impegnati a fare la propria parte per promuovere l'uso razionale dell'acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l'innovazione con colture meno idroesigenti, ma non deve essere dimenticato che l'acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio. Un altro volto di Perugino, come l'artista si vedeva a 45 anni, si aggiunge, a sorpresa, ai due autoritratti certi del grande maestro del Rinascimento. E la novità della mostra che la Galleria Nazionale dell'Umbria gli dedica fino all'11 giugno, fulcro delle celebrazioni del quinto centenario della morte, aperta a Perugia con la partecipazione del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Dal 4 marzo all'11 giugno 2023, in occasione del quinto centenario della sua morte, la Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia celebra con una grande mostra Pietro Vannucci, il più importante pittore attivo negli ultimi due decenni del 400. L'esposizione dal titolo Il meglio maestro d'Italia, perugino nel suo tempo, curata da Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, e Verusca Picchiarelli, conservatrice del museo, restituisce a Perugino, assoluto protagonista del Rinascimento, il ruolo di preminenza artistica
artistica che il suo pubblico e la sua epoca gli avevano assegnato attraverso prove capitali della sua produzione, dalla formazione fino allo sposalizio della Vergine del 1504, ovvero nel momento in cui si trovava all'apice della sua straordinaria carriera. La mostra, che si svolgerà a Perugia, è l'evento di punta delle celebrazioni del centenario coordinate da un comitato nazionale istituito dal Ministero della Cultura e presieduto da Ilaria Borletti Buitoni e coinvolge alcuni tra i più importanti musei nazionali e internazionali. Si è istituito un comitato da qualche anno, poi consolidato in tempi più recenti, che come suo obiettivo era celebrare il quinto centenario della morte di Perugino. Naturalmente ogni mostra ci mostra un punto di vista diverso, per cui rispetto a quella fatta 20 anni fa, questa è una mostra che si ferma a un certo punto, quando inizierebbe una ipotetica decadenza del pittore e invece si afferma compiutamente la grandezza del suo principale allievo, che è Raffaello, e quindi qui si vedono particolarmente rivelate le opere e i capolavori fatti dagli anni 70 agli anni 90, e quindi la mostra ha un taglio nuovo, e anche i rapporti con i pittori come Pier Matteo D'Ameglia, non so se sia presente, ma sicuramente Signorelli, di cui ricorre un altro centenario, perché Signorelli ha un problema analogo, è morto nel 1523 anche lui, e quindi Orvieto e Cortona stanno accingendosi, con minore risalto mediatico di Perugino, a fare la mostra di Signorelli. Ma Signorelli era a fianco di Perugino nella riproposta e nell'aggiornamento della lezione del loro maestro, che era Piero della Francesca. Per cui abbiamo Piero della Francesca, che è il maestro dei grandi pittori di fine Cinquecento, e in particolare di due grandissimi come Perugino e Signorelli. Qui siamo davanti a un'opera di Signorelli che mostra una articolazione e un divertimento nel disegno che vanno oltre il classicismo verso il quale si indirizza Perugino. Quindi la mostra è una mostra di confronti di quel momento fertile a dal 1470 alla fine del 400, dove maturano le premesse del primo rinascimento fiorentino, da Masaccio a Masolino fino ai maestri Beato Angelico, e poi arriva Piero della Francesca e chiude il secolo la abbinata Perugino-Signorelli. Perugia è una delle grandi città d'arte italiane, per cui una mostra come questa potenzia la quantità di interesse che la stessa Pinacoteca, dove siamo, la Galleria Nazionale dell'Umbria, e le chiese, i meravigliosi edifici di Perugia rappresentano. Quindi la mostra aggiunge una cosa a quello che comunque già un percorso turistico. Non si può evitare Perugia, come non si può evitare Ferrara, Ravenna, cioè sono città apparentemente minori ma fondamentali per il nostro rinascimento. Perugia è atteso dalla trasferta a Bolzano contro il Sud Tirol, nella quale dovrebbe recuperare l'allenatore Castori, Casasola, Juan e forse anche Di Serio. Ma bisogna zoomare in questa partita sulla figura di Pierpaolo Bisoli, che è stato allenatore del Perugia alcuni anni fa nel campionato 15-16 ed è stato trattato dalla stragrande maggioranza come una sorta di paria del calcio, pur avendo qualcosa come 500 panchine professionalmente parlando. E questo dovrebbe suonare da lezione. Pensate che Bisoli è subentrato alla terza giornata a 0 punti, la neopromossa Sud Tirol era stata affidata a Leandro Greco, e ora è quarto in classifica, imbattuto nel 2023 quando ha ottenuto 8 risultati positivi, di cui 5 vittorie e 3 pareggi. Ecco, tutti quanti siamo chiamati a frenare nei nostri giudizi. Gli allenatori forti
li fanno soprattutto i calciatori bravi, non tecnicamente bravi, ma seri, professionali, determinati. Questo credo sia anche il caso di Pierpaolo Bisoli, che ha una sua sicuramente preparazione, anche se il suo calcio può non piacere, e che però è allenatore di valido, che può tenere testa agli altri contender. L'altro personaggio del giorno è Stefano Bandecchi, che si è guadagnato un paginone sulla Gazzetta dello Sport dopo le intemperanze della scorsa settimana. Ebbene, Bandecchi, che è un ex paracadutista, nel senso che ha fatto questo lavoro, lui lo ha confidato alla giornalista che lo ha intervistato, per mangiare, per vivere, ha fatto tanti altri lavori, ma ora che ha 61 anni suonati, gestisce da diversi anni l'Università Nicola Cusano e si vanta di avere circa 2000 dipendenti tra le varie attività che dirige e qualcosa come 100 milioni di fatturato l'anno. Tra le curiosità che ha detto nell'intervista, il fatto che sia un amante dell'eroe di cartoon Marvel Thanos, da Thanatos, morte dal greco, si definisce cattivo con i cattivi e buono con i buoni, in grosso modo questa è la sua affermazione, e ha ricordato che lui punta ad andare in Serie A e che la Serie A è il motivo per il quale non ha ceduto la Ternana al 100%, è pronto semmai a essere disponibile per una multiproprietà, per una poliproprietà, nella quale però lui detenga la maggioranza assoluta del pacchetto azionario. Ecco, questo è Stefano Bandecchi, per sommi capi, e lui sicuramente non è stato domenica in trasferta con la sua squadra a Palermo, ma sarà certamente in panchina contro il Benevento, la sua Ternana lo incontrerà domenica prossima, si vedrà il futuro di Bandecchi e della Ternana. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Sabato 4 marzo. Ariete, la vostra ricchezza oggi sono i sentimenti forti e autentici. Spendete e spandete coccole dichiarazioni, mentre con gli acquisti andateci piano. Allacciata a Giove e a Venere, la Luna in Leone mette in circolo una corrente di entusiasmo e progettualità. Toro, un vorticoso giro di danza con la Luna in Leone che attenta la vostra tranquillità. Occhio alla tentazione dello shopping, le riserve piangono. Non fatevi abbagliare da traguardi improbabili quando avete qualcosa di concreto a portata di mano. Gemelli, sabato da attraversare con grinta e ottimismo, fonte di ricarica agli amici che tendono una corda per uscire dalla palude della quotidianità. Ammorbidite i toni durante una discussione in famiglia, alzare il volume non garantisce che sarete ascoltati. Cancro, buono il livello di energia e di efficienza, ma l'amore è latitante. Avete poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà. Possibili svolte lavorative all'orizzonte, ma non premete sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, qualche fibrillazione nella coppia sarà probabile, soprattutto se permetterete a familiari e parenti di mettere il becco nella vostra vita affettiva. Economia nell'occhio del ciclone. Tassativamente vietato darsi alle spese folli, godetevi le piccole cose. Vergine, il cuore si prende beatamente una pausa, le chance di incontri appetibili sono scarse, le storie bollenti non sono escluse, ma non andrete oltre. Una decisione importante per il futuro, forse rischiosa,
non va presa a cuor leggero, ma non esagerate. Bilancia, con il favore della bianca signora in leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotete con gratitudine, ammirazione e rispetto. Fate affidamento sulla vostra capacità di persuasione per risolvere una penosa e datata diatriba. Scorpione, l'umore è altalenante, ma evitate gli atteggiamenti di chiusura. Ora più che mai avete bisogno dell'affetto, della stima e del conforto degli altri. Se avete appena catturato un nuovo amore, ne vivrete gioie e tormenti, mentre acquista spessore e stabilità. Sagittario, con la luna nel leone, calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi, affari e carriera, siete in una butta di ferro. Un viaggio di piacere porterà sorprese, forse incontrerete l'anima gemella e il divertimento non mancherà. Capricorno, mantenetevi mentalmente flessibili invece di irrigidirvi sulle vostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Chiarite bene le idee e quindi sforzatevi di raggiungere una maggiore comprensibilità nell'esporle. Acquario, con il prossimo partner in testa non intestarditevi su questioni di poco conto, badate alla sostanza e al sentimento profondo che vi unisce. Dovrete affrontare delle faccende delicate, ma se non vi darete per vinti troverete soluzioni efficaci. Pesci, tante le questioni su cui riflettere con calma, mettendo da parte sentimenti di rivalsa, reazioni emotive e scatti di nervi che non aiutano. Dal confronto scontro con un familiare, se vi disponete all'ascolto, possono emergere intuizioni preziose. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Weekend che inizia con tempo instabile su alcune regioni della penisola. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 4 marzo. Piogge e acquazzoni sparsi al mattino, soprattutto su Abruzzo, regione del Basso Adriatico e Calabria, e locali fenomeni anche sulle isole maggiori e sole prevalente al nord. Al pomeriggio tempo instabile al sud, con piogge sparse e neve sui rilievi oltre 1100-1300 metri, sereno o poco nuvoloso al centro-nord, mentre in serata e nottata residue precipitazioni soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia ed ampi spazi di sereno altrove. Temperature minime straordinarie, massime in generale aumento, salvo una lieve flessione sui settori peninsulari del sud. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.